Ecco qui il terzo classificato che si chiama? Andrea. Andrea, sei un po' triste perché non sei riuscito ad avere il secondo posto, il primo? Non è andata come speravo di vincere. Ho pagato due gare andate male, peccato perché ho giocato bene, ma... Comunque sei sul podio, cioè, sì. Un po' orgogliosa, è una medaglia, al terzo posto. Ah, sì, ho una medaglia, però va bene, dai. È la prima o già hai vinto altre medaglie? No, ho il terzo posto a una tappa di Bologna. Sempre dello stesso gioco? Sì. Ok, parteciperai ancora, no? Per vincere, tentare di vincere il secondo e la Coppa finalmente. Le prossime tappe ci sono un sacco di giocatori forti, sarà più difficile, quindi ci tenevo a fare qua perché c'era meno avversari forti, speravo. Vabbè, però prima o poi arriverà questa coppa, no? Speruma. Ma sì, dai. Speruma, va. Dai, sì, andiamo. Arriva. E siamo qui con? Davide, secondo classificato. Allora, com'è stata questa competizione? Ma guarda, è stato un bel torneo. Secondo, come la scorsa volta, Crema. Sempre dietro allo stesso ragazzo, Libon. Alla fine siete sempre gli stessi che girate? Sempre gli stessi, ormai è di routine, diciamo. E niente, sono arrivato secondo, l'ultima gara dell'ultimo GP eravamo a pari punti io e lì. E poi niente, all'ultima gara è andata come è andata, ho ceduto. Ed eccoci qua con il primo classificato che ha battuto tutti, come ti chiami? Fabio. Fabio, hai battuto tutti che si lamentano che sei il più forte. No, ma Mario Kart è un gioco in cui contano molto gli oggetti e bisogna leggere bene le situazioni di gara, saper sfruttare bene gli episodi, e oggi mi è andata bene, ho corso comunque abbastanza in maniera abbastanza buona e alla fine sono riuscito a vincere. È il tuo primo trofeo? No, ne ho già vinti altri in altri tornei. Ah, sei un veterano proprio. Sì, da qualche anno che partecipo alle corse. Allora ti vedremo ancora. Mi vedrete a Bologna perché voglio vincere contro Danzino, Guariuzzo e nipote, che li vedrò in quella tappa lì. Va bene, allora ci vedremo a Bologna. Ciao a tutti.